Un saluto a tutti gli amici di Generico, sono tornato dopo un piccolo periodo di qualche anno di assenza. Oggi sono qua a recensirvi la nuova Mi Band 6 di Xiaomi, uscita da pochissimo sul mercato. L'ho comprata a circa 40 euro sul sito qua sotto in descrizione. Poi il prezzo comunque varia da 5 euro in più, 5 euro meno, dipende dal sito. La potete trovare anche su Amazon, metterò anche il link di Amazon. Ed eccola qua, finalmente una band, secondo me, molto ma molto bella. Facciamo subito un confronto dimensionale con la precedente, che è la 3 che ho qua, purtroppo spenta perché non si accende più dopo diversi anni e diverse cadute pesanti. Qua avevamo uno schermo a metà, piccolino, sotto il tasto home, in bianco e nero, ma come dimensioni siamo perfettamente identiche. La sensoristica dietro, nella vecchia avevamo solo sensore di battito cardiaco, qua abbiamo anche, come potete vedere, il sensore di ossigenazione. Come si ricarica? Quella vecchia aveva questo connettore che bisognava appunto toglierla addirittura dal cinturino per metterla in carica. Questa invece ha un connettore bellissimo, magnetico, che basta appoggiarlo e automaticamente va in ricarica con anche la modalità comodino, come potete vedere dalla foto che vi sto mettendo durante la ricarica. Andiamo subito a vederla da vicino per capire un attimo appunto come è fatta. Il cinturino è praticamente simile alla vecchia. Sotto abbiamo appunto la sensoristica che comprende il sensore di battito cardiaco e il sensore di ossigenazione. Quando sta facendo il battito vedrete un LED verde, quando fa l'ossigenazione il LED diventa rosso, è un saturimetro praticamente di precisione, magari non medica, però fa il suo. Nell'anteriore abbiamo appunto un display completamente AMOLED che prende praticamente tutto lo schermo, ok, i bordi, non proprio bordi fino al curvo, però maggior parte dello schermo viene presa. Come vedete, la watch face è veramente bella, questa è la sua originale. Si possono poi cambiare, c'è l'applicazione dove ci sono tantissime da metterle e personalizzare, oppure basta premere forte per appunto entrare nel menu di personalizzazione. Eccolo qua, e qua si possono cambiare, ce ne sono alcune già installate, oppure come questa qua si possono appunto scaricare e le trovate così, insomma. La più originale, secondo me, è la più bella perché prende tutti i contorni del display, è abbastanza curvo e non è male anche visivamente. Per accendere, una volta che ha il polso, basta ruotare il polso oppure toccare lo schermo e si accende. Parliamo subito di durata di batteria, che dura circa 10-15 giorni se tenete tutta la sensoristica attiva, ossia che ogni tanto lui da solo monitorerà i battiti, monitorerà lo stress, monitorerà il sonno, perché è quello che fa. Dura circa 10-15 giorni. Se invece disattivate questo e tenete solo le notifiche, il battito cardiaco magari una volta al giorno, riesce a durare circa 30 giorni, che sono tantissimi. Quindi ve la potete tenere al polso anche perché è molto leggera. Io la tengo giorno e notte e non dovete pensare tutte le sere o tutte le settimane di ricaricarla, come il mio Apple Watch che ho, che devo mettere in carica tutte le sere perché 2 giorni pieni purtroppo non li riesce a fare. E anche tenerlo su di notte è abbastanza ingombrante. Questo è praticamente come un braccialetto, quindi al polso non dà fastidio. Compatibile sia con Android che con iOS. Si possono fare le medesime cose, ossia se vi arriva un messaggio WhatsApp, un messaggio, lo potete visualizzare sia con Android sia che con iPhone. Se vi arriva una chiamata, vibrerà, vedrete chi vi sta chiamando, potete ignorare la chiamata, potete fare da sveglia, silenzioso, se lo tenete al polso, impostate un orario, lui vibrerà senza svegliare. Vi può monitorare l'allenamento, ci sono diverse attività fisiche, appunto abbiamo il ciclismo, bicellittica, yoga, tante tante cose che prima non faceva. Poi abbiamo il monitoraggio della frequenza cardiaca, che è un classico, monitoraggio dell'ossigenazione, come ho detto prima, monitoraggio del sonno, quindi vi dice come avete dormito, se avete dormito agitato, vi dà un punteggio generale, monitoraggio dello stress, che ogni tanto, lui ogni, non so quante ore, fa un non so che cosa, però vi dice se siete stressati o no, probabilmente monitorerà i battiti, sentirà un attimo l'ossigenazione e con i suoi parametri vi dice se siete stressati oppure no. Qua in questa watch face vedete appunto lo stato della batteria, i battiti che misura lui ogni tanto, quanti passi avete fatto nel giorno, il meteo e le calorie bruciate. Se appunto scorriamo a sinistra andiamo in delle applicazioni predefinite che abbiamo messo dall'applicazione, tipo il meteo, messo il saturimetro e la musica. Avete, ti mandate a correre, ve la portate dietro, potete cambiare le canzoni direttamente da lei. Insomma, diciamo che
tra un Apple Watch e questa c'è un abisso, che okay, sia di costi che anche come estetica, però grosso modo fanno le stesse cose, okay? Diciamo, questi smartwatch per cosa li usiamo? Io li utilizzo per... mi piace che mi monitora il sonno, mi piace che mi conta appunto i passi che faccio, mi piace che quando arriva la notifica posso vedere chi mi scrive, mi piace se mi chiamano, che vibra, così evito di perdere magari delle chiamate, se magari non ho sempre il telefono in tasca. Per quello che costa questa, devo dire che la utilizzerò per un bel po' di tempo, perché mi piace. Ora andiamo a vedere appunto l'applicazione, come funziona, com'è e cosa si può fare. Ecco qua, questa è la schermata principale della band, adesso è sincronizzata, come possiamo vedere, mi dici i passi che ho fatto da questa mattina quando mi sono svegliato, il livello di stress, quanto ho riposato questa notte, perché appunto c'è il monitoraggio del sonno. Come vedete, sono andato a letto a quest'ora, mi sono svegliato a questa, mi dice fase REM, sonno profondo, sonno leggero, tempo sveglio, qualità del sonno, qualità del respiro del sonno, in beta, che probabilmente vede quanto monitorerà anche l'ossigenazione, così da vedere se respiriamo correttamente la notte. Insomma, mi dice anche se sono vivo, non è male. Andando qua nel profilo possiamo vedere appunto stato della batteria, che adesso ovviamente è bassa perché l'ho provata veramente a fondo, 2 giorni fa 75%. Poi abbiamo il negozio delle watch face, come vi dicevo prima, si possono, vedete, ce ne sono tantissime, basta poi cliccare su ognuna, sincronizzare, sono gratuite, quindi non so, poi magari lo metteranno a pagamento in futuro, però per ora ce ne sono tantissime gratuite. Queste sono quelle che ho già installato nel dispositivo, posso già da qua cambiarle. Qua posso scegliere quali notifiche farmi arrivare, posso, come vedete, avviso di sedentarietà, cioè se stiamo seduti troppo, lui vi dice sei troppo seduto, muoviti un po', gli SMS, attiviamolo, non l'avevo attivato, ormai non si usano più, le email non le ho attivate perché me ne arrivano troppe, e tutto. Qua possiamo vedere il monitoraggio salute, quindi cosa farmi monitorare e soprattutto ogni quanto, come vedete, ogni minuto lui monitora la mia frequenza cardiaca, quindi praticamente 59 volte all'ora sono veramente tante, per quello appunto la batteria, come vedete, non è, è scesa tanto, perché ho messo veramente che monitora sempre, quasi come un monitoraggio d'ospedale. Lo stress, come ho detto, il sonno e tutto. La vibrazione si può appunto personalizzare, ogni tipo di vibrazione, tipo non so, se quando vi chiamano volete che fa una vibrazione, potete appunto disegnarla voi, come vedete da qua io tocco e posso scegliere che tipo di vibrazione fare, una musichetta diciamo con la vibrazione. Questo è utile, tipo non so, se volete che WhatsApp vibra in quella maniera, la chiamata vibra in un'altra, potete scegliere questo. Impostazione del bracciale, come ho detto, la lingua, il display, solleva per accendere, cioè fare che quando giro il polso lui si accende, per non farlo accendere di notte potete impostare quell'ora, potete mettere modalità notte, potete scegliere appunto in quale braccio tenerlo. Da qua possiamo vedere tutti gli allenamenti che possiamo fare appunto con la band, che sono veramente tantissimi, cioè anche robe che non ho mai sentito, tipo HIIT, vabbè, ping pong, cricket, bowling addirittura, pensate un po', kickboxing, street dance, insomma veramente tantissime cose che adesso però non si possono fare. Poi possiamo appunto condividere la frequenza cardiaca magari con altri strumenti, tipo non lo so, se avete un ciclo computer della bicicletta potete sincronizzare la band col ciclo computer, così da condividerli i dati della frequenza cardiaca senza magari che mettete una fascia, che vabbè è più precisa, però è una cosa in più da mettere. Qua si controllano tutti gli aggiornamenti, si è aggiornata subito appena l'ho presa come al solito. Che dire, l'applicazione è fatta benissimo, secondo me è molto semplice, intuitiva, su iPhone è così, su Android è la stessa, forse magari con qualche funzione in più, visto che diciamo che Xiaomi non è molto per iPhone, immagino. Quello che costa ve l'ho detto, spero che il video vi sia piaciuto, se volete compratela, se non vi piace non compratevela, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.